La microelettronica sbarca alla volta di Lodi. Nell'aula magna dell'Istituto di Viale Papa Giovanni XXIII, nell'ambito dei corsi di orientamento post-diploma, si è fatto spazio all'iniziativa dal titolo emblematico La Silicon Valley di Pavia e Lodi. Si tratta dei corsi di microelettronica promossi dall'Università di Pavia in collaborazione con la ST, azienda del settore attiva in Italia e in Francia. È una opportunità da non perdere, ha dichiarato Guido Guidesi, assessore in regione, davanti alla platea di studenti delle classi quinte. Gli ha fatto eco Mauro Sangalli, responsabile di Casa Artigiani Lombardia, richiamando la rilevanza del progetto sostenuto anche a livello nazionale. Chiara Lupi, dell'Ufficio Scolastico Provinciale, ha invitato gli studenti ad essere più attenti nei confronti di un settore che può aprire interessanti opportunità lavorative. Il concetto è stato ribadito da Marco De Giorgi, dirigente dell'Istituto Lodigiano. Parola poi agli ospiti invitati all'incontro. Giulio Ricotti ha illustrato le caratteristiche di ST, azienda che produce microchips per tutte le applicazioni con sede in Italia ad Agrate Brianza, Cornaredo, Pavia e Catania. Abbiamo bisogno di voi, ha osservato nel suo intervento, perché le idee nuove possono venire solo dai giovani. Ad Andrea Mazzanti, docente di microelettronica all'Università di Pavia, è spettato il compito di illustrare le caratteristiche dell'Ateneo Pavese e di una città, Pavia, che vive soprattutto di studenti. È una vera e propria città campus, ha confermato, ricordando che il dottorato in microelettronica esiste solo a Pavia. Conclusione affidata a Francesco Rezzi, sempre dell'Ateneo Pavese. Ed ora le scelte agli studenti.